Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Ci troviamo di fronte a un provvedimento che deve essere trattato in modo frettoloso e, a nostro parere, deprimente. Deprimente perché nelle scorse settimane gli italiani hanno assistito al dibattito alla Camera dei Deputati con la speranza di poter vedere, anche al Senato, una discussione seria su uno dei settori più importanti e strategici della nostra nazione, l'istruzione. Questo settore è quello che crea e forma i cittadini del futuro, i lavoratori del futuro, il futuro dell'Italia. Ed è deprimente, e lo sottolineiamo questa parola, che il Senato della Repubblica lo tratti in questo modo. Il Ministro si è già dichiarata in tutti i modi contraria al discorso delle classi ponte. Cosa servono le classi ponte? Non a ghettizzare, come accusa qualcuno. Servono a permettere ai bambini stranieri che arrivano in Italia di poter imparare l'italiano e i fondamenti della nostra cultura. Quindi nessuna ghettizzazione, è solo una modulazione della nostra scuola in base a quanto sta succedendo nella nostra società. Creare nelle nostre scuole la possibilità di avere dei corsi di primo soccorso nelle scuole primarie e nelle scuole di primo grado. Se guardiamo a scuole anche fuori dai confini del nostro paese, questo si fa da molti anni. Fare diventare questo principio strutturale o cominciare credo che sia importante, per cui chiediamo al governo, al ministro, la possibilità di fare almeno un ordine del giorno con il quale dare proprio questo abbrivio a questo pensiero che crediamo faccia il bene di tutto il paese. Grazie. Dal suo intervento, signor ministro, abbiamo capito una cosa importante: l'inutilità di questo decreto. Eravamo pronti a ragionare e a migliorare questo suo provvedimento. Ma ci è stata negata la possibilità di lavorare. A questo punto la domanda la facciamo a lei, Ministro. Dia un segnale serio. Dia un segnale serio, perché questo decreto è tutto tranne che un segnale. E noi a questo punto il segnale lo aspettiamo, ma non lo aspettiamo solo noi, lo aspetta il mondo dell'istruzione, il mondo della scuola e il mondo dell'università. La Lega Nord è contrario ovviamente a questo decreto, signor Ministro, però le faccio solo un punto: di ricordarsi che nella scuola, come in tanti altri settori, non bisogna aumentare le tasse, bisogna essere capaci di spendere bene i soldi che si hanno e di ridurre gli sprechi. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.